Partiamo da voi perché ormai ci siamo, 505 voti, quindi sentiamo Laura Boldrini e che ci siamo, ne mancano 25. Senti Laura e Sergio come rumoreggia, Mattarella, già, perché vedi. E Sergio Mattarella sarà il 12° Presidente della Repubblica Italiana. È successo? Si sono interrotte le operazioni? Non si sente più la voce della Boldrini? Nulla. D'Alema, Mattarella, Bianca, è il primo. Sì, è il primo. Antonio Martino, V. Feltri, Mattarella, Mattarella, On. Sergio Mattarella, Mattarella Sergio, Bianca, Mattarella, 386. Mattarella, S. Mattarella, Mattarella. Vedete, sta cominciando l'applauso a salire. Continuiamo con lo spoglio. Allora colleghi, andiamo avanti. Rodotà. Avete il microfono qua. Bianca, Mattarella S. Puntato, Bianca, Imposimato, Ferdinando Imposimato, Sergio Mattarella, Sergio Mattarella, Mattarella, Ferdinando Imposimato, Mattarella, Bianca, Mattarella S. Puntato, Sergio Mattarella, 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 Imposimato F. Puntato, Imposimato, ci siamo quasi, Mattarella S. Puntato, Mattarella S. Puntato, Imposimato, Ferdinando Imposimato, Onorevole Mattarella, On. Sergio Mattarella. Scattato il quorum. 504, manca un voto ancora. Ecco, 505 adesso, mi pare che ci siamo. Ufficialmente Mattarella il 12° Presidente della Repubblica Italiana. Sì, l'applauso. No, teniamo l'applauso per favore, perché mi avete tolto il sonoro? Che mi avete tolto l'audio? Ah, è andato via dall'A, l'hanno tolto dall'A. Avete notato la creatività però non del so, Parlamento? Non so, perché nel momento migliore levano... Avete notato dire... la creatività, l'hanno sentito... gli spettatori. Adesso, non so, Sergio Mattarella ci hanno tolto l'audio. Aspetta, scusa, voglio capire, chiedete se è possibile per favore ridarcelo. Perché non si capisce perché anche un'altra volta è successo, nel momento in cui volevamo sentire gli effetti dell'aula ce l'hanno tolti. Ecco. I presidenti si devono dire qualcosa e hanno tolto il microfono. Sì, perché è l'aula che sta staccando, mica sì, noi. Sì, è l'aula, noi non c'entriamo niente, è l'aula che ha staccato, non si capisce perché. Vedete Giorgio Napolitano che applaude soddisfatto, che sicuramente un peso ce l'ha avuto anche in questo caso. Però niente, non ci ridanno gli effetti. Beh, adesso sarà interessante vedere fino a che quanti voti prende. Sì, quanti voti prende. Però allucinante. Anche nel CD sorridente, applaudente. Comunque è interessante la chiamata, perché ogni gruppo vota in maniera diversa. È interessantissimo sentire. Finalmente ci hanno riaperto gli effetti. Soprattutto le correnti del PD hanno voluto dimostrare fedeltà facendosi contare con diversi modi di indicare il nome di Mattarella. Vedete che anche dal banco del nuovo centrodestra Formigoni applaude.
fammi vedere cosa dei prima dire che l'appello di Renzi aveva cambiato completamente lo scenario politico. Ma ieri sera, subito dopo la riunione, era intervenuto per dire che era tutto un altro, un'altra scena adesso. Questi sono i banchi di Forza Italia, infatti vedete Stefania Prestigiacomo con un applauso. Insomma, poi naturalmente... Beh, un sospiro di sollievo dopo... dopo come era andata 2 anni fa. Esatto. Senti, tra l'altro dobbiamo dire, Norma, che poi vedremo, perché bisogna arrivare alla fine dello scrutinio, naturalmente, per dire esattamente... Continuiamo con lo spoglio. Se e quanti franchi Mattarella. Tiratori. Intanto sentiamo però l'aula di sottofondo. E mi ridate il anche, posimato. Per favore, il... Mattarella. Ecco, benissimo. Il pallottoliere lì. Perché posimato. Poi vedremo, però insomma, sono raggiunti molto presto questi 505 Sergio voti. Mattarella. Quindi sì, forse veramente questa volta da dentro il Partito Democratico sono stati pochi franchi tiratori, anche Mattarella. Se lo stabiliremo solo dopo, quando arriveremo, dobbiamo diciamo, vedere fino in fondo quanti voti. Io adesso non ricordo quanti voti prese Napolitano. Comunque ci dovrebbero essere voti per Mattarella dalle fila di Forza Italia, Fittiani. Sì, pure certo. Appunto, considerando che possono venire i voti da Forza Italia, considerando i voti nuovo centrodestra, dovrebbe arrivare col nuovo centrodestra intorno ai 600 più o meno, facendo un calcolo un pochino più di 600. Sono 74 voti, loro calcolano 580. Con il nuovo centrodestra, però mi sembra che sta procedendo speditamente, mentre le schede bianche, scusate, qui non vedo molto bene, ma mi sembra siano 81, vero? Ecco, 81. Bene, allora, comunque tra poco ci avviciniamo alla fine dello scrutinio. A questo punto il Presidente della Repubblica, cioè, comunque, diciamo, ce l'abbiamo. Io penso che adesso veramente la vera grande incognita che si apre è capire che Presidente sarà Mattarella, perché questo nessuno veramente lo può dire, anche perché abbiamo imparato a capire che il Quirinale cambia, certo, il proprio cambia inquilino. Cioè, uno può dire sarà sobrio, sarà zitto, sarà grigio. Chi lo sa, può darsi che appena avrà preso un po' le misure del suo nuovo potere si sarà reso conto che non ha debiti di gratitudine con nessuno, non deve rispondere a nessuno delle sue scelte. Potremmo scoprire che alla fine, paradossalmente, è vero, l'abbiamo detto, l'ho detto io stesso per primo, che questo è il grande capolavoro di Renzi, ma alla fine si potrebbe scoprire che il vero problema, l'unico per cui Mattarella potrebbe creare un problema, a cui Mattarella potrebbe creare un problema, è proprio Renzi. Perché essendo Mattarella un uomo di, diciamo, principi costituzionali inconcludenti, cussi, no? Insomma, certe cose che Renzi si è potuto permettere, questi decreti che vengono approvati e poi scompaiono per settimane, una decretazione troppo deleghe, insomma, non è detto che Mattarella sia poi quel presidente che compia l'elezione e il suo capolavoro. Come sarà Mattarella è la grande incognita. E questo devo dire, appunto, che appunto, sicuramente non lo sa neanche Matteo Renzi, lo stesso Mattarella ha detto, ma io non lo conosco, intervistavo De Mita a Bianco e Nero a Radio 1, lui mi ha detto, voi state tutti qui a dire che Mattarella è uno mite, è uno buono. Io me lo ricordo sempre, arrabbiato, questo mi ha detto De Mita, me lo ricordo sempre arrabbiato. Anche l'espressione non ce l'ha, ogni presidente è stato sempre due presidenti, fino al secondo, terzo anno uno, dopo il terzo anno un altro. Questo tutti i presidenti. È vero. Perché c'è bisogno di risalire la funzione, diciamo, quella funzione all'improvviso gli fa pensare, ma io non ho nessuno però a cui c'è anche rispondere. Da dire una cosa, che effettivamente se poi andranno in porto le riforme a cui si sta lavorando, che sono quella elettorale e quella costituzionale, ci sarà un forte rafforzamento dei poteri dell'esecutivo rispetto, e quindi il Presidente della Repubblica ovviamente è una fase avrà comunque diciamo completamente un ruolo, nuova. Non sarà più quello che io noi penso, abbiamo conosciuto. Esatto, io non penso sarà che se si rafforza il potere dell'esecutivo bisogna fare l'elezione non sarà diretta. Non neanche vero, Paolo, il fatto che di 2 anni e le due facce e i due periodi, perché questa fase politica è una fase turbolentissima, di grandi modificazioni, proprio nel cuore di quello che riguarda la funzione poi della custodia della Costituzione e del Presidente della Repubblica, e lui non avrà tempo di stare calmo. In più, per chi l'ha conosciuto, come dicevo all'inizio di questa diretta, quando lui faceva il ministro o l'esponente di spicco della sinistra democristiana, Mattarella
non bisogna assolutamente prendere questo abbaglio, cioè la riservatezza non c'entra niente con il fatto che lui è invece un uomo forte, anche dentro la sinistra democristiana. Anzi, lui è sempre stato un uomo molto, molto di polso, e quindi eserciterà. D'altra parte Renzi, quando ha proposto alla direzione, ai grandi elettori, anzi, la candidatura di Mattarella, in un passaggio ha detto uno che potrà anche avere dei... Saprà dire dei no anche a chi lo ha proposto, cioè a me. Ecco. E siccome bisogna, adesso che possiamo concludere, fare un ragionamento un pochino più conclusivo, vista il risultato che abbiamo già avuto, dobbiamo dire che Renzi non ha nominato, uso questa parola non a caso, Mattarella a caso, per buona volontà. No, o anche perché probabilmente non perché era il suo candidato. Ma perché aveva viveva un momento difficilissimo, anche se poi Renzi è molto bravo a camuffare le situazioni. Ma lui aveva un partito che stava rischiando fortemente la scissione, aveva dei sondaggi che lo ovviamente un partito così lo davano in caduta libera. In caduta libera, ma sempre molto più alto, molto di quanto più alto, però in grande precedenti. Però, sì, però in difficoltà. Comunque era sempre sopra 35. Ma sicuramente, però, perché non ha avversari, come dicevamo, appunto, però aveva i sondaggi tutti negativi. Un partito che era allo sbando, con un rischio di scissione vera, anche perché poi in Grecia c'erano state nel frattempo delle elezioni e quindi a sinistra si stava facendo un discorso. Però diciamo, ha avuto la lucidità con una mossa di ribaltare tutto. E quindi ha dovuto, è stata una mossa necessitata, perché poi è un politico molto lucido, intelligente, e quindi ha capito. Siamo già a 601 voto, due voti, che vuol dire che per ora, come dire, tutti quelli che dovevano votare lo hanno votato, perché questo, se arriviamo a 620 significa se che non superiamo stati, 600 si poteva franchi, anche, tiratori, si poteva anche se dobbiamo vedere Forza Italia poi si poteva forse anche fare un'elezione nei primi quanti tre dovrebbero scrutini? Essere 144 nella riunione Italia. Che ha detto Romani erano 143 che hanno deciso, hanno approvato l'indicazione a scheda bianca. Quindi dovrebbero essere 143 schede bianche se hanno votato tutti oggi. Ecco. Magari... Soltanto, scusate, vi dico che Napolitano ha detto sono molto molto contento per Mattarella, l'avete visto che applaudiva quando è stato raggiunto il quorum, poi c'è Renzi, buon lavoro Presidente, viva l'Italia, lo ha twittato, perché il primo commento arriva via Twitter, e poi messaggio ai parlamentari Dem firmato dai vertici del partito, grazie per la serietà, sono orgoglioso del PD e di ciascuno di voi.